Non dubito che siano sotto gli occhi di tutti le difficoltà che l'attuale congiuntura economico e sociale impone e ci impone su più versanti. In ragione di ciò, immagino che più di qualcuno, forse anche tra i presenti, alla proposta di una serie di eventi filmico-filosofici sul tema della bellezza, abbia reagito con un moto almeno di disappunto. I problemi reali risiedono altrove, si sarà detto, confermando ancora una volta l'idea che il mondo della cultura si regga su una forma di estraneità rispetto alla realtà, almeno tanto quanto lo era il Socrate nella commedia Le Nuvole di Aristofane, e parliamo di circa il 423 a.C. In tale commedia, infatti, non curante delle drammatiche vicende economico-finanziarie che colpivano parte degli ateniesi, Socrate, il filosofo, se ne stava beatamente rinchiuso nel pensatoio, sistemato in un cesto appeso ad un albero, ben intento a contemplare il cielo. Trattare oggi di bellezza e di arte può sortire, credo, a buon diritto questo effetto. Eppure, consola e insieme interroga il fatto che pure il Festival della Scienza di Genova, conclusosi giusto ieri, avesse quale tema guida proprio la bellezza. Forse che gli scienziati vogliono mettersi a fare i filosofi oggi? Non credo per nulla. Tuttavia, questa coincidenza pare rilevare la presenza nell'animo di scienziati e di filosofi e nell'animo di chissà quante altre persone anche, una sorta di nostalgia, di desiderio di ritorno ad una dimensione così pervasiva e strutturante l'umana esperienza, come è per l'appunto la bellezza e l'arte. Alla ricerca, e qui cito dalla presentazione del Festival, di nuove strade per uscire dal periodo critico che ha travolto la nostra società. Viene da riproporre con vigore, pertanto, la celebre affermazione: la bellezza salverà il mondo. Ma se riflettiamo un poco, cos'ha a che vedere la bellezza, e con essa l'arte, con il nostro quotidiano? Difficile dirlo con precisione e completezza. Forse è meglio lasciarlo ad un esercizio di fantasia. Cosa succederebbe? O meglio, come risulterebbe la nostra vita se risvegliandoci domattina ci trovassimo privi di sensibilità estetica? Privi cioè della capacità di esperire cose belle, apprezzabili, piacevoli, sublimi, meravigliose, e parimenti incapaci di esperire cose brutte, sgradevoli, orrende e repellenti. Le nostre giornate sarebbero affatto diverse da quelle che conosciamo, forse informi, piatte, nebbiose. Perderemo qualcosa? Intuitivamente sì. Ma che cosa? In prima battuta, perderemo la capacità di cogliere il carattere di proporzione, di integrità, di chiarezza delle cose che ci circondano, cose che insieme imprimono quasi un andamento armonico ed ordinato all'universo che ci contiene, rendendolo un cosmo abitabile. Non parleremmo più di bellezza naturale in riferimento ad oggetti, si pensi alla bellezza di una rosa del deserto, in riferimento a persone, la bellezza della persona amata, ad azioni, la bellezza di un balletto, e ad eventi in generale, la bellezza di un arcobaleno. Se venisse meno il senso estetico, dunque, non saremmo in grado di desiderare, ricercare e infine ottenere tutto quanto rende la nostra vita bella, ovvero dotata di un qualche valore. E l'arte si ridurrebbe probabilmente a produzione di ciò che è utile o funzionale. Di più,
l'assenza di un senso estetico innescherebbe una sorta di cortocircuito nell'articolarsi della storia evolutiva degli organismi viventi. Fu Darwin stesso a osservare come nelle femmine di varie classi di animali il piacere provocato dalla percezione della bellezza maschile, che egli descrive nei termini di un elevato gusto implicito nella bellezza dei maschi, agisca da criterio guida nella scelta del proprio partner sessuale e conseguentemente nella trasmissione alla progenie di tratti specifici. La bellezza, quindi, ha giocato e continua a giocare un ruolo di primo piano nella determinazione dei caratteri morfologici e con essi comportamentali e cognitivi degli esemplari di Homo sapiens, includendo ciascuno di noi qui presente e le generazioni che ci seguiranno. Senza bellezza non saremmo fisicamente così come siamo. Ad un livello superiore, assistiamo ad un imporsi della categoria del bello su più fronti del vivere sociale, in un processo di estetizzazione della realtà, quasi attribuendo dignità esistenziale a ciò che si presenta come bello. Passatemi l'espressione, sono bello, quindi esisto. Decisioni e giudizi morali, che attengono tanto all'ambito personale quanto a quello pubblico, sono diffusamente formulati secondo un paradigma estetico. Faccio o penso così perché mi aggrada. Nella sfera socioculturale, quindi, la bellezza si presenta come aspirazione e motivazione a ragionare e all'agire, secondo modalità, si badi, non impermeabili a manipolazioni ideologiche ed economico-commerciali, che sembrano confezionare canoni di bellezza dogmatica da smerciare e da consumare. Se è vero quindi che la bellezza salverà il mondo, viene da aggiungere che la bellezza stessa è in grado di portarlo a distruzione. E cosa dire dell'arte? E qui cito Camille Paglia. In un mondo di macchine magiche e incantatrici, se da una parte l'opera dell'artista incarna, realizza e rinforza il sentire estetico di un'epoca, d'altra parte, oggi più che in altri tempi, l'artista appare in grado di prendere le distanze da modelli di bellezza consegnati e farsi urto, shock, critica, precursore di novità. Forzando i termini, il genio artistico sembra oggi muoversi tra il polo di un estetismo della solidarietà e quello di un'estetica della solitarietà. Bellezza e arte. La parola ad Elio Franzini. Grazie per questo invito. Io inizio solo perché non ho avuto un viaggio periglioso, bensì molto, molto tranquillo. E vorrei partire con due esempi, con due esemplificazioni per il tema enorme di questa sera, di cui naturalmente si potranno affrontare soltanto alcuni aspetti. Il primo esempio, in un certo qual modo autocritico, è tratto da un grande romanzo del Novecento. Questo grande romanzo è il Dr. Faustus di Thomas Mann. In un episodio in realtà abbastanza marginale del Dr. Faustus, Thomas Mann parla di un docente di estetica che chiama con un nome abbastanza buffo Helmut Institoris, che viene descritto da Thomas Mann come un dolicocefalo biondo, piuttosto piccolo di statura e molto elegante, coi capelli lisci divisi nel mezzo e leggermente impomatati. Questo docente di estetica, ahimè collega, viene definito come un semplice docente del bello e dice purtroppo il rivale di Helmut Institoris è un artista e un artista che, scrive Thomas Mann, di fronte alla promessa sposa, perché il poverino si stava anche sposando,
aveva il vantaggio dell'arte stessa, nutrice della passione e trasfiguratrice delle cose umane. Ecco, non credo che sia difficile comprendere come è andato a finire. Si sposa l'estetica, ma dal momento che, come osserva con molta malizia Thomas Mann, non era certo un piacere inebriante per una donna andare a letto con Helmut in Pitoris, si diviene ben presto l'amante dell'arte, spinti da un destino che Mann chiama ineluttabile. La conclusione quindi di Thomas Mann è assolutamente chiara. Non basta parlare del bello per affascinare. L'arte raggiunge la bellezza soltanto se è verità, originarietà, passione, fuoco trasgressivo, mentre l'estetica finisce soltanto per essere un sostitutivo analitico inferiore di questa esperienza dell'arte, del bello artistico. L'estetica, ovvero sia coloro che parlano del bello e non lo fanno, è soltanto, scrive ancora Thomas Mann, una esperienza di mezza felicità piuttosto umiliante, che desidera di essere completata e verificata. Ecco, allora, il bello artistico è appunto, ed è la definizione, diciamo così, di partenza, il bello artistico è un modo per completare e verificare un astratto concetto di bellezza. Senza l'arte rimane soltanto una discussione vuota che deve essere provata da qualche cosa di concreto, animato da un fuoco, animato da un pathos, da una passione, che la semplice bellezza o il semplice discorso analitico sulla bellezza non può assolutamente avere. Il secondo esempio, più o meno degli stessi anni, è invece tratto da un poeta, anche se un poeta, Paul Valéry, che tenta, spesse volte, a mio parere con grandissimo successo, di essere anche teorico della bellezza. In un bellissimo scritto del 1936, che a mio parere contiene tra le cose più belle scritte sulla bellezza nel secolo scorso, questo discorso ha come titolo Discorso sull'estetica, parte da una definizione del piacere estetico, perché in realtà non sappiamo definire con facilità che cosa si intende con piacere estetico, intendendo con piacere estetico il piacere che si prova di fronte al bello e in particolare, aggiunge Valéry, al bello artistico. E ne dà una definizione bellissima, cioè il piacere estetico, il piacere di fronte al bello è una serie di azioni, reazioni, eccitazioni di carattere sensibile che però non hanno una funzione fisiologica uniforme e ben definita. Quindi un piacere che non ha uno scopo e una funzione fisiologica, un sapere che non sapremmo come definire, che pure c'è, che pure ci pone di fronte allo spettacolo delle cose e allo spettacolo del mondo. Ma proprio per questo motivo, perché il concetto di bello è connesso ad un piacere, ad una forma di sensibilità profonda, radicata e soffusa, Valéry aggiunge che il difetto dell'estetica, cioè il difetto di chi parla di bellezza, è quello di separare il bello dalle cose belle. Quindi in realtà, ancora una volta, ci viene detto lo stesso discorso, che in altro modo, in modo più malizioso, faceva Thomas Mann. Uno dei difetti di un discorso filosofico sulla bellezza è quello di considerare il bello una nozione pura, una forma vuota, che non viene mai completata e verificata dall'arte. Appunto, il bello non esiste, afferma Valéry. Quel bello che ci fa provare un piacere è sempre legato, connesso a quelle che sono le cose belle. E le cose belle sono, diciamo così, cose di quaggiù, cose con cui abbiamo a che fare nella quotidianità della nostra esperienza, nella quotidianità del nostro vivere, del nostro mondo, mondo della vita. Ecco, è chiaro che l'obiettivo polemico di Paul Valéry, forse eccesso l'obiettivo polemico, è una concezione, diciamo così, platonica della bellezza, dove il bello è qualcosa di separato nella sua astrattezza dalla concretezza del bello. Non è del tutto vero, ma questo è un paradigma che spesse volte, quando parliamo di bellezza artistica, ricordiamo. Allora, credo che
da questi due esempi venga fuori già un punto di partenza abbastanza importante, abbastanza significativo. L'arte è fatta di oggetti, l'arte è fatta di cose. Essendo l'arte fatta di oggetti, fatta di cose, quindi non di elementi astratti, ma di elementi di cui abbiamo esperienza, di fronte ai quali proviamo un piacere che non sappiamo ben definire, che non possiamo giustificare, che a volte non possiamo neppure spiegare a noi stessi e agli altri, ma il fatto che questo piacere sia generato da cose allontana da un concetto astratto di bello, da un concetto vuoto di bellezza. La bellezza ha bisogno dell'arte per dare una pienezza a questo sentimento che noi proviamo di fronte alle cose, per dargli uno spessore di senso articolato e profondo. Quindi direi che il punto di partenza del mio breve discorso è proprio questo. Il bello non ha una verità assoluta separata dalle cose. Il bello, anche quando nella sua storia, nella sua millenaria ormai vicenda filosofica, sembra una formula vuota ed astratta, in realtà si confronta sempre di nuovo con gli oggetti, si confronta con le opere d'arte, si confronta con le tradizioni storiche e culturali che l'arte ha inserito. Ancora due esempi antichi per segnalare come il concetto stesso di bellezza, così come si è posto all'interno della cultura occidentale, abbia a che fare con una oggettività di senso legata alla concretezza dell'arte. Il primo esempio, esempio molto importante perché, anche se questo viene spesse volte dimenticato, è qui che nascono i concetti che ancora oggi sul piano del senso comune noi siamo abituati a connettere all'universo concreto della bellezza. E questo primo esempio non ha a che fare appunto con un filosofo, ma ha a che fare con un architetto, ovvero sia con Vitruvio, con il Trattato dell'Architettura del primo secolo avanti Cristo, che fu poco noto alla sua epoca, ma che in realtà venne in un certo qual modo divulgato e reso, tra virgolette, popolare all'interno della cultura rinascimentale, niente poco di meno che da Leon Battista Alberti. Ecco, qui la bellezza, la venustas, viene definita secondo dei criteri che poi sono quelli che sul modello musicale vengono definiti i criteri della simmetria, cioè dell'accordo armonico delle parti tra loro. Quindi in realtà la bellezza ha a che fare con un'idea di ordine concreto tra le parti che costituiscono l'insieme di un'opera. La bellezza è una questione di capacità di connettere le parti costitutive all'interno di un insieme, ma queste parti non possono essere tra loro collegate a caso. Queste parti devono avere dei principi di connessione interna, e questi principi di connessione interna sono quelli, sempre sul modello musicale, che siamo abituati a cogliere come costitutivi del senso stesso del bello artistico. Ne ricordo qualcuno: l'euritmia, la simmetria, la convenienza, la distribuzione, la proporzione. Ecco, appunto, la venustas, cioè la bellezza, è formata da questa capacità di connettere le parti all'interno di un intero armonico, simmetrico, euritmico. Quindi una bellezza che si fa in oggetti che hanno determinate caratteristiche che non sono astratte, ma che vengono riconosciute all'interno della nostra capacità di cogliere il senso stesso delle cose. Il secondo esempio, paradossalmente, è un esempio che può apparire distante dal primo, anche se appartiene allo stesso universo culturale, ed è un esempio del primo secolo dopo Cristo, e si riferisce a uno degli altri testi essenziali per la nascita del bello moderno, lo dice anche il professor Curi nell'Apparire del Bello, ed è Plotino, le Enneadi di Plotino. Le Enneadi di Plotino sono uno dei punti di riferimento essenziale di questo discorso. Perché per Plotino l'arte infonde alla materia una forma, e questa infusione della forma alla materia la rende appunto bella. Quindi vuol dire che l'arte non è una pura e semplice imitazione della realtà,
l'arte non può essere ricondotta soltanto ad un principio mimetico, ma appunto l'arte tenta di risalire, per citare appunto Plotino, tenta di risalire ai principi razionali da cui deriva la natura stessa. Quindi l'arte è una forma di ascensione del senso verso, verso principi. Pensiamo ad una applicazione di questo principio della bellezza, un'applicazione per me essenziale di questo concetto plotiniano della bellezza. La bellezza è fatta di cose, è fatta di immagini, ma noi non dobbiamo limitarci, ed è questa la caratteristica essenziale, simbolica dell'arte, non dobbiamo limitarci a ciò che appare. Attraverso ciò che appare noi dobbiamo risalire al di là di ciò che appare. Il modello principale di questa forma di bellezza, che a partire da una figura, da una immagine visibile, ci permette di risalire ad una forma invisibile che affonda la bellezza, bene, questa è l'immagine delle sacre icone. Le sacre icone sono proprio definite, fin dal secondo concilio di Nicea, nel quarto secolo d.C., sono proprio definite come la visione dell'invisibile. Attraverso ciò che noi vediamo dobbiamo risalire a qualche cosa che c'è al di là del visibile. Quindi abbiamo già un'altra definizione della bellezza artistica. La bellezza artistica è fatta di oggetti visibili, di oggetti concreti, di oggetti che sono all'interno della nostra realtà esperienziale, della nostra esperienza. Però la bellezza artistica non si esaurisce nella sua visibilità, non si esaurisce in ciò che appare. L'elemento fenomenico, l'apparenza delle cose, rinvia a qualche cosa che non vediamo. L'opera d'arte bella è una costante struttura di rinvio, ovvero sia ci permette di andare oltre l'apparizione delle cose, ci permette di andare al di là di questa forma visibile, ci permette proprio di risalire verso il senso. Questo mi permette già una prima conclusione, che certo il pensiero cristiano, il pensiero d'origine platonica, ma soprattutto neoplatonica, ci permette di identificare bene nelle sue forme essenziali. Il bello artistico è qualcosa che ha bisogno di una struttura visibile, ma al tempo stesso di un rinvio che vada al di là della visibilità. Molti secoli dopo lo dirà in fin dei conti in modo molto, molto preciso anche Kant. Che cos'è un'opera d'arte? Un'opera d'arte è un'idea estetica. Che cos'è un'idea estetica? È qualcosa che ci fa pensare molto, senza che però questo pensiero possa essere riconducibile a un solo concetto o a una sola rappresentazione. Quindi appunto l'opera d'arte ci permette un continuo rinvio di senso. È opera d'arte quell'opera che non cessiamo mai di interrogare. È opera d'arte quell'opera che richiede sempre nuovi sguardi. E l'invisibile non è soltanto un invisibile di carattere, diciamo così, teologico o religioso. L'invisibile è ciò che l'opera d'arte ci fa vedere di nuovo, ciò che l'opera d'arte ci permette di vedere con occhi nuovi. L'opera d'arte è un modo per approfondire il senso della nostra visibilità, per approfondire quelle dinamiche di senso che sono nel mondo e che senza l'arte non vedremmo, che senza l'arte non potremmo vedere. Pensino a Cézanne e alla Montagna Saint-Victoire. Ne ha dipinte più di 120 Cézanne di Montagna Saint-Victoire, ed era sempre la stessa montagna che chiamava il motivo, eppure tutte le volte vedeva dell'invisibile nella Montagna Saint-Victoire, la guardava sempre di nuovo, la ritematizzava, la riconsiderava. E un grande filosofo come Merleau-Ponty ha scritto delle pagine bellissime su questo argomento. Appunto, l'occhio e lo spirito. L'occhio non si limita mai a se stesso. L'arte non è soltanto l'elogio dell'occhio o l'elogio della retorica. L'arte è questa capacità di vedere di più, di vedere di nuovo, di vedere sempre di nuovo. Ecco, credo che questo però deve partire da cose. Io qui ho citato, la voglio soltanto ricordare perché è molto bella per capire questa duplicità, questa ambiguità, in realtà una preghiera che noi troviamo in Sant'Agostino nelle Confessioni 10, 16.
E Sant'Agostino è bello perché usa proprio questo schema neoplatonico, dice che ti amo, Signore, non ho alcun dubbio, ne sono certo, con la tua parola hai toccato il mio cuore e io ho cominciato ad amarti. Ma che cosa amo amandoti? Non una bellezza corporea, né una grazia transitoria, non lo splendore di una luce così cara, eccetera, eccetera, non membri invitanti, in amplessi carnali, eccetera, eccetera. Amando il mio Dio, non amo queste cose. E tuttavia, ed è questo bello, e tuttavia, nell'amare lui amo una certa luce, una voce, un profumo, un cibo, un amplesso, che sono la voce, il profumo, il cibo e l'amplesso dell'uomo interiore che è in me. Quindi ancora una volta la bellezza ci porta verso una sensualità, una carnalità del mondo, una carnalità delle cose che noi dobbiamo sempre incarnare. Quindi arrivo ad una prima conclusione che mi permette in un certo qual modo di ripartire. Ecco, comunque il bello artistico ci fa comprendere una cosa, ci fa comprendere la necessità della oggettività della bellezza. Il bello ha bisogno di nozioni classiche, oggettive, armoniche, ha bisogno di principi di forma, ma il bello nell'arte ci insegna che questi principi di cui ha bisogno, che ha necessità nella sua storia, che questi principi non sono tutto il senso della bellezza artistica. Il senso della bellezza artistica, che è oggettuale, ha bisogno di andare al di là della dimensione oggettuale. Naturalmente questa dimensione che ho provato a vedere attraverso delle origini che potrebbero essere anche delle origini, diciamo così, di carattere teologico, può anche essere vista e considerato completamente al di fuori della dimensione della teologia. Cito qualche passo essenziale nella storia della bellezza che a mio parere però ripercorre lo stesso schema, diciamo così, logico, concettuale e spirituale. In un altro classico della definizione della bellezza contemporanea, della bellezza artistica contemporanea, di cui peraltro cade in questi giorni, che è nato il mese scorso, di 300 anni fa, Denis Diderot, nella voce bello dell'Encyclopédie, definisce il bello, non casualmente, con una formula agostiniana. Definisce il bello come unità nella varietà. Schema che riusciamo a vedere, direi, in tutta la storia settecentesca della definizione della bellezza. Un'unità nella varietà, il cui senso formale però non si esaurisce nella dimensione puramente oggettiva, che ha bisogno di uno spettatore che metta in pubblico questa dimensione della bellezza. Allo stesso modo potremmo, sempre per ricordare questo principio da un punto di vista storico, potremmo ricordare un secondo momento di definizione moderna della bellezza, che è la grande stagione del Settecento tedesco, in particolare con Winckelmann e con Lessing. Ecco, anche in queste dimensioni che appaiono classiche, dove il bello appare definito all'interno di una griglia formale, dove la passione è ricondotta all'interno di una quieta calma, di una grandezza misurata, anche qui è molto presente questa sensualità che va oltre la forma, quella stessa dimensione che abbiamo visto in Agostino. La forma, se non viene vissuta come un orizzonte di senso in movimento, non riesce a determinare tutta la varietà e la ricchezza che vi è nella bellezza. Quindi la bellezza artistica è una bellezza che unisce in sé queste due dimensioni, una dimensione spirituale e una dimensione corporea. La bellezza non ha senso se non unisce in sé questi due grandi orizzonti di senso. La bellezza è per un corpo, ma il corpo non basta a definire l'orizzonte di senso che viene determinato all'interno della bellezza. Allora però, e mi avvio verso la seconda e conclusiva parte del mio discorso, c'è una domanda che sicuramente sorgerà nel dibattito e che in un certo qual modo voglio anticipare. La bellezza non appartiene forse al passato? Cioè la bellezza artistica non appartiene forse a un passato che non c'è più, ad una concezione di forma, ad una concezione di compiutezza che sembra ormai appartenere
ad una realtà di cui possiamo parlare soltanto coniugandola all'interno della, della storia. In fin dei conti, una delle esperienze maggiori che noi tutti facciamo nella nostra quotidianità, quando andiamo a qualche esposizione di arte contemporanea, ancora per un mese avete qui vicino a voi la Biennale di Venezia, sembra che il concetto di bellezza o i concetti di bellezza, così come sono stati delineati all'interno della millenaria storia dell'arte, siano in qualche modo decaduti o decadenti. Nel 1913 Sigmund Freud parla della caducità del bello. Ecco, il bello sembra cadere, il bello sembra perdere le sue originarie dimensioni di senso. Eppure, dice Freud, a mio parere con grande lungimiranza e con grande intelligenza, anche quando l'arte sembra abbandonare la centralità della bellezza, quando il concetto di bello, e guardino che questo è accaduto nella storia, frantuma il suo senso originario in una molteplicità di categorie estetiche che sembrano non potersi più concentrare, insomma, quando, per dirla con Hegel, l'arte bella muore, e quando l'arte bella muore subentrano altre categorie, il grottesco, il brutto, il carino, il grazioso, cioè altre categorie che sembrano far decadere la centralità ontologica e veritativa della bellezza, ecco, anche quando ciò accade, anche quando il bello sembra cadere o decadere, ecco che allora anche il bello sembra mostrare il suo universo di senso, mostrando il suo carattere, dice Freud, enigmatico. Ecco, sembra che la, scrive Freud, la limitazione della possibilità di godimento aumenta il pregio del godimento stesso e della bellezza. Insomma, il bello acquisisce un senso sempre più ricco perché manifesta questi due elementi di caducità e di rarità. La bellezza rivela il suo valore enigmatico. Quindi la bellezza, in realtà, nel momento in cui sembra decadere la sua centralità ontologica, rivela forse quello che è uno dei suoi elementi costitutivi. La bellezza non è qualche cosa nell'arte che noi possiamo definire attraverso l'arte. La bellezza è un enigma, la bellezza è un punto interrogativo che sempre di nuovo si rivolge alla nostra sensibilità e alla nostra esperienza. Arrivo allora, perché mi mancano pochi minuti, molto velocemente alla conclusione, ad alcune conclusioni. Ripercorrendo brevemente alcuni punti fermi che abbiamo determinato, che ho potuto determinare nella brevità del mio discorso. Cioè, in primo luogo, la bellezza dell'arte è sempre connessa a un piacere. Questo piacere non sempre, anzi mai, è un piacere libidico, ma è sicuramente un piacere di carattere carnale. C'è un piacere che coinvolge il mio corpo, la mia sensibilità, forse anche, come dice un filosofo contemporaneo, Gilles Deleuze, forse anche coinvolge un corpo crudele che mi dà un pugno nello stomaco e che mi sembra appunto caduco, però coinvolge sempre la mia corporeità. Il secondo punto è che la bellezza è in noi un bisogno. L'arte è in primo luogo un bisogno, quindi paradossalmente è il segno di una carenza, di qualche cosa che non abbiamo, ma al tempo stesso questa carenza vuole colmare un vuoto. Quindi questa carenza è anche una ulteriorizzazione, è un bisogno di arte. L'arte non lavora soltanto con le categorie della effettualità di ciò che c'è. L'arte ha il grande funzione, ha la grande funzione di costruire dei mondi possibili. Cioè l'arte lavora con la categoria della possibilità, l'arte costruisce mondi sempre nuovi. Quindi mondi di cui abbiamo bisogno, mondi che sempre di nuovo ricostituiscono universi di senso. Terzo punto fermo è che l'arte impone una permanenza dell'oggetto, ma questo permanenza dell'oggetto non esaurisce il senso della bellezza artistica negli oggetti che la vicenda artistica esibisce. Appunto, l'arte richiede sempre nuova arte. L'arte non è mai un bisogno colmato, l'arte è qualche cosa
che manifesta il nostro bisogno di bellezza, qualunque significato si voglia dare a questo termine, anche non necessariamente euritmico, non necessariamente di carattere simmetrico. Infine, ulteriore elemento, quasi conclusivo, ecco, questo carattere della bellezza evidentemente è un carattere che vive attraverso differenti modi nella storia, nella storicità, dunque è un carattere storico, però all'interno della storia mantiene una sua permanenza di senso. Quindi la bellezza può essere coniugato al plurale, sono esistite nell'arte molte differenti forme di bellezza che a volte non dialogavano neppure tra loro e che in ogni epoca sembravano opposte ad altre epoche, però queste differenti bellezze che l'arte ha manifestato nel corso del tempo, nel corso della temporalità, nel corso della storia, sottostanno a dei principi di senso, a dei principi logici, a dei principi di possibilità che sono intrinseci al concetto di bellezza. Credo che questo concetto che ho espresso male possa essere colto in modo eccezionale nell'autore che sto in un certo qual modo implicitamente parafrasando, che è Charles Baudelaire, nel suo meraviglioso Salon del 1846, definisce la bellezza della nostra epoca, la bellezza della nostra modernità, a mio parere la bellezza in generale, secondo due principi. La bellezza ha sempre in sé una parte di eternità, che rimane uguale a se stessa, ma la bellezza ha sempre in sé anche un aspetto di contingenza. Quindi la bellezza è sempre legata alla storia, ma è sempre capacità di superare il senso della storia. La bellezza allora ha in sé questo carattere che alla fine posso in un certo qual modo definire. La bellezza ha in sé questo carattere simbolico. Che cos'è il simbolo? La bellezza è un simbolo, ma che cos'è il simbolo? Il simbolo è una realtà di senso, è una realtà profonda, dove due parti, la parte corporea e la parte spirituale, la parte eterna e la parte contingente, si cercano, si riuniscono contingentemente nella singolarità delle opere, ma rimane sempre aperta una frattura, e questa frattura è il nostro bisogno di arte. Il simbolo non è nulla di misterico, il simbolo è una tessera spezzata. Simbolo nel greco vuol dire separazione, vuol dire riunificazione, sumbalen, la riunificazione di due parti che sono state spezzate. Io dico sempre che il contrario del simbolo è il diavolo, perché mentre uno tenta di separare, diaballen, invece il simbolo è la riunificazione. Ecco, la bellezza artistica è un tentativo sempre rinnovato e mai compiuto di riunificare in un continuo rimando di senso la polarità della bellezza, che quindi è una polarità di carattere simbolico. Ma proprio per questa sua natura simbolica la bellezza è qualcosa di enigmatico, è qualcosa di tremendo. Io ho trovato nel libro di Umberto Curi, L'apparire del bello, un bellissimo riferimento a Rilke, dove il bello viene così definito. Perché nulla è il bello se non l'emergenza del tremendo. Forse possiamo reggerlo ancora ed ammirarlo anche, perché indifferente non degna distruggerci. Sono gli angeli tutti tremendi. E che cos'è l'angelo se non la figura tremenda del simbolico, la figura di un simbolico che non si colma mai, ma che sempre di nuovo cerca il compimento. E sempre su questa linea, un grandissimo teorico dell'arte contemporanea, ahimè mi sconosciuto perché vissuto in un momento storico difficile e in un momento di quel paese in particolare ancora più difficile, c'è Pavel Farinsky. Pavel Farinsky dice che l'arte, in un bellissimo libro, La prospettiva rovesciata, dice che l'arte impone la policentricità della rappresentazione. E aggiunge che in ogni caso la bellezza, anche quando sembra ingannare in questa sua enigmaticità, anche quando sembra usare dei trucchi, anche quando sembra entrare all'interno di un universo, diciamo così, retorico,
Ecco, la bellezza vuole, che sono sue parole, vuole essere innanzitutto verità della vita, che non sostituisce la vita, ma si limita ad indicarla simbolicamente nella sua più profonda realtà. Ecco, credo che la bellezza artistica sia proprio questo, sia indicare simbolicamente la vita nella sua realtà più profonda, in quella realtà che probabilmente senza l'arte non sapremmo neppure toccare, se non per rapidi ed assoluti sguardi. Nel bello artistico, che sono parole di un grande artista contemporaneo, Paul Klee, l'oggetto si dilata al di là del proprio fenomeno, dal momento che noi conosciamo il suo interno e sappiamo che la cosa è più di quello che la sua apparenza dà a vedere. Ecco, il bello artistico è questo, le cose che possono parlarci al di là di quello che l'apparenza ci fa vedere di esse. E questo è la natura del simbolico. La bellezza allora, e chiudo con le parole di un grande artista, Franz Marc, ucciso nel 1916, giovanissimo, dall'orrore della Prima Guerra Mondiale, la bellezza artistica è quella bellezza, dice, che sa far scorgere in noi una seconda vista. Il bello artistico è questo, non un'idea lontana, ma un modo per stimolare in noi una capacità di vedere di più, di vedere ancora, di vedere meglio, insomma una capacità di osservare, di descrivere, di riprodurre quella qualità degli eventi del mondo che senza l'arte non sapremmo forse afferrare. Ringraziamo il professor Franzini e cediamo immediatamente la parola al professor Napoli. Dopo aver ascoltato le riflessioni di Franzini, mi trovo per molti versi facilitato, perché non dirò molto di diverso, tranne sottolineare alcuni punti, alcuni aspetti, magari nel discorso degli impliciti, e che vale la pena forse portare meglio alla luce. Parto da quanto c'è scritto nella Locandina, la frase di La Bruyère: la grazia è arbitraria, la bellezza è qualcosa di più reale e di più indipendente dal gusto e dall'opinione. Questo l'avete trovato scritto. Cosa indipende dal gusto dell'opinione. Ecco, io cercherò di sviluppare il mio ragionamento in due parti. In una prima parte cercherò non di definire, perché vista la sua enigmaticità, appunto la bellezza non è definibile, ma di delineare un'esperienza. Non definire una bellezza, ma un'esperienza del bello. Un taglio, se si vuole, esistenziale, fenomenologico. E nella seconda parte mostrare che rapporto c'è tra la bellezza e l'arte. Le arti belle. Ma la bellezza non è evidentemente solo nell'arte. Non è requisita dall'arte. Non possiamo dire che il bello è dell'arte. Il bello ha un'estensione più grande. Perché l'arte, il bello appartiene alla natura. Ecco, partirò da alcune indicazioni che raccolgono la tradizione antica, anche se poi la iscrivono dentro il cristianesimo, ma la grandezza di Tommaso d'Aquino è di poter leggere le sue posizioni indipendentemente dal cristianesimo. Non c'è un rapporto destinale, ci sono delle riflessioni di Tommaso che funzionano da sole. E che cos'è la bellezza? L'abbiamo già sentito, pulcritudo requirit tria, seu integritatem proportionem debitam et claritatem. La
bellezza esige l'integrità, la proporzione e la luce, la chiarezza. Possiamo dire, visto che parliamo di natura, se possiamo definire bella una piaga. Lo enuncio come problema, può essere sviluppato. E invece un corpo integro, perfetto, con una pelle meravigliosa, ecco, distinto, si dice che quello è un bel corpo e appartiene alla patologia ritenere bella la piaga, che è citato Freud. Potrebbe esistere una dimensione di necrofilia. Quindi la natura produce cose belle che tali sono e permangono fino a che permane la loro integrità. Quindi non dico che divengano brutte, ma si logorano, si consumano e si corrompono. La natura non batte ciglio. Perché? Per dirla con Nietzsche, la corruzione e la morte non è stata mai un'obiezione consistente nei confronti della vita. La natura continua a creare cose belle. E diciamo che il brutto diventa il materiale inerte o decaduto per costruire cose belle. Quindi nella dimensione della bellezza c'è l'integro, il vitale, il risplendente. Un bell'albero, un bel tramonto, un bel corpo. E allora, detto questo, passerò velocemente perché Franzini ha detto è molto. La notazione è pulcrum est cuius aprensio placet. Cioè dire, queste cose belle, una volta che sono percepite, piacciono, cioè danno un gusto. Non a caso, una delle dimensioni fondamentali dell'arte è il gusto, si gusta. C'è un sapore, a parte il fatto che c'è un bello nel gusto stesso. Notate che molte volte noi facciamo una trasgressione, una inesattezza legando l'arte solo al visto. Perché c'è un gusto, un bello estetico nel gusto. Tanto è vero che le vecchie grammatiche, i genitori acculturati, correggevano i bambini quando dicevano del cibo che era bello. Dice, no, non si dice bello, si dice buono. E la cosa non la sviluppo, ma se pensate al mondo classico, il bello e il buono sono la stessa cosa. La calogacatia dei greci. Il bello e il buono coincidono, c'è una dimensione ontologica. Qui c'è la bellezza dei sapori, il ritmo. La simmetria non è solo delle forme, la simmetria è anche dei suoni, gli accordi. E nella storia dell'estetica è difficile stabilire se l'aesthesis si riferisca al canone di Policleto o si riferisca agli accordi di Pitagora. Diciamo a tutte e due. Ecco come la dimensione del bello è più ampia di quello dell'arte e ha sempre l'idea sottesa della proporzione. La natura produce forme e questo genera piacere, gusto. Anche perché ciò che è bello è vitale, non è inerte. E nella dimensione del vitale c'è la dimensione del pathos. Allora,
la tradizione dice che il bello artistico è bello in quanto riproduce la simmetria che c'è nella natura. L'imitazione. La simmetria che c'è nella natura. Lasciamo stare la questione platonica che critica l'arte in quanto dice che è una mimesi della mimesi, è un'imitazione dell'imitazione, perché gli oggetti naturali sono imitazione delle idee. Demiurgo produce questi oggetti, è il primo artista del Demiurgo, no? Quindi c'è una imitazione della imitazione. E fa una distinzione che non approfondisco adesso, ma che è abbastanza fine, anche per le cose che dirò alla fine. Nel sofista distingue tra il copiare e il sembrare. Nell'imitazione c'è il copiare e il sembrare. L'arte del copiare si ha quando uno esegua l'opera dell'imitazione secondo le proporzioni del modello, lunghezza, larghezza, rendendo inoltre i colori che si adattano alle singole parti. Quindi, indipendentemente dal fatto che sia imitazione dell'imitazione, esiste un'imitazione che è quella del copiare. E il copiare è fedele all'originale. Questo è copiare. Ma poi c'è il sembrare. Non tutti quelli che imitano fanno questo. Quelli che modellano opere di grande mole, se tenessero le vere e proprie opzioni delle cose belle, sai che le parti superiori ci apparirebbero più piccole di quelle inferiori. Per il fatto che le une sono viste da lontano, le altre da vicino. Si riferisce alla statuaria. Se si copiasse, noi avremmo una deformazione. Invece, da lontano è chiaro che noi le parti più lontane le dobbiamo fare più grandi e quelle più vicine le dobbiamo fare più piccole perché ci sia l'effetto verità. E qui nell'arte si introduce il tema dell'arte. Nella logica dell'imitazione. E quindi già l'imitazione è di per sé negativa perché è imitazione, ma è quantomeno onesta. Mentre il sembrare fa sembrare ciò che è, che non è, ciò che non è. E quindi l'arte come elemento di inganno. Non a caso queste espressioni che io le ho lette sono nel sofista. Aristotele, secondo me, è quello che ne esce magnificamente. E ne esce magnificamente non per i suoi tempi nei confronti di Platone, ma per sempre. Perché Aristotele dice, è vero, l'arte imita la natura, ma non imita gli oggetti della natura. Imita quello che fa. E cosa fa la natura? Crea. E quindi l'artista imita la natura non in quanto ne imita gli oggetti, ma in quanto diventa creatore di oggetti. E quindi pone in essere forme allo stesso modo in cui le pone la natura. Questa idea noi la troviamo in Tommaso, quando dice pulcrum habet rationem cause formali, bonum autem rationem cause finalis. Lascio stare il buono, ma il bello habet rationem cause formalis, cioè dire la bellezza in quanto produce in natura forme, nell'artista è bellezza in quanto produce forme. E quindi la dimensione del bello a partire da Aristotele, la proporzione non è data
oggetti che in ragione della loro forma hanno il massimo di equilibrio e di espressività. E perché ne esce bene? E questo è gravido di conseguenza. Perché se la bellezza è forma, non è il contenuto oggettuale che decide della bellezza, ma è la potenza della forma che esprime qualsiasi contenuto. E la forma è talmente alta che dà al contenuto il massimo della sua espressività. E quindi il brutto nell'arte diventa bello, perché la perfezione della forma fa contemplare l'orrore. La tragedia è questa. Il massimo di perfezione della forma mette in evidenza il massimo del male. Ma solo perché la forma è perfetta, quel brutto emerge in tutta la sua evidenza. Perché se la forma non fosse perfetta, la capacità espressiva si abbasserebbe, e allora sì che sarebbe un'imitazione minore di quello che capita nella vita. E allora, se uno nella vita ha grandi dolori e si trova rappresentazioni di questi dolori che sono soltanto ridicole rappresentazione rispetto al dolore vero, allora evidentemente questo viene scartato. Ma se ci sono forme che permettono di pensare al dolore, nel momento in cui il dolore nella esperienza prima non fa pensare perché fa uscire fuori di testa, ecco un'offerta alla meditazione anche del pranzo. Come reggere al male che ci viene dalla natura e come non generare male con le nostre azioni. Cioè come rimanere belli nell'orrore. Poi questo lo dirà Nietzsche, dimenticando che questo è già presente in Aristotele, in quella bellissima definizione che dà del grande stile. Il grande stile cos'è? Si dà quando il bello prevale sull'immane. Quando di fronte alle forze laceranti della vita c'è un'aestesis, una forza più potente che tiene insieme. E questo è l'elemento importante che sposta l'asse. L'oggetto è bello in ragione della sua potenza espressiva, cioè della sua forma. Vorremmo fare una storia dell'arte, e mi riferisco ai molti beni di cui parlava Franzini. Si può fare questo esperimento mentale: tutta la storia dell'arte, nella sostanza, è una storia di avanguardia. Cioè a dire, è una proliferazione costante di forme. Perché una forma fa vedere, ma quando ha fatto vedere, sì, è inesauribile, però inevidente degrado tende alla maniera. Tutte le grandi arti sono decadute nel manierismo. Perché qualcosa che ha raggiunto un massimo di espressività è difficile che possa essere imitato, se non nella maniera. Dopo Raffaello c'è il manierismo, grandi cose. Anche il manierismo a sua volta è un'invenzione di forma, ma ci porterebbe molto lontano. Ma comunque, se si considerano gli archetipi, e Raffaello per eccellenza, perché i pittori
pittore del Cinquecento, il vero grande pittore Raffaello, perché gli altri sono grandi ma sono altro, e beh, c'è la maniera. Per non parlare poi della capacità sublime di fare vedere l'orrore, di fare meditare sul dolore che è Caravaggio, o di far parlare le cose nella loro nudità. Poi è sbagliato, non la prima della morte. In tedesco è Stille, la natura silenziosa. Noi quando prendiamo una mela, la prendiamo perché abbiamo il gusto della mela. Nella nostra vita quotidiana, se prendiamo l'uva, la consumiamo, raramente, raramente ci mettiamo a guardare la mela e a guardare. E quindi non ne vediamo la grandezza della cosa. Non pensiamo alla mela, con tutto ciò che richiama la mela. Qui Heidegger, quando parla delle scarpe di Van Gogh, che cosa chiamano quelle scarpe? Che messe in un angolo non vedremo. Il passo del contadino, la fatica del contadino, il lavoro del contadino. Quelle scarpe lì convocano tutta questa esperienza, sono simboli. Ma le scarpe messe in un angolo, chi le perde mai? L'arte in questo senso fa vedere l'invisibile del visibile. Non l'invisibile plotiniano dell'oltre, ma l'invisibile del visibile, perché noi non vediamo mai il mondo nella pienezza, perché è sempre guardato in base all'utilità, alla strumentalità. Ma l'essenza delle cose è ciò che queste cose richiamano. E mi permetto di dire di più. Noi siamo nelle condizioni di guardare una mela come mela, perché c'è un pittore come Caravaggio che ci ha dato l'occhio per vederla. Perché senza quella pittura noi non saremmo capaci di guardare. La forma che apre orizzonti, non tanto sull'invisibile come altro dal mondo, ma perché fanno vedere il mondo in un modo inusuale, fanno vedere nella forma dello straordinario l'ordinario. Questo fa Cézanne. Ma questo ha fatto sempre l'arte. Fare vedere in modo straordinario l'ordinario. Quindi fare emergere dal fondo del mondo profili che altrimenti non emergerebbero. E si impone attraverso la forma che genera emozione. Perché genera emozione? Perché se è vero che l'arte fa vedere in modo straordinario cose ordinarie, come forma è straordinaria. E quindi irrompe. Non te l'aspetti. Quindi c'è una costante nell'arte. E la costante dell'arte appunto essere forma, ma qui bisogna stare attenti. Quindi l'arte è fondamentalmente creazione, la creazione è sempre creazione di forme, l'arte è sensibilità perché la forma in quanto vita genera pathos, c'è coinvolgimento emotivo. Ma nella dimensione del coinvolgimento emotivo c'è anche il distacco, l'apprensio. Perché dicevo prima, quando noi siamo nel dolore siamo straziati e non vediamo. Qui invece vediamo il dolore, quindi abbiamo un patimento, una sofferenza, ma c'è un distacco
ci permette di comprenderlo. Non di giustificarlo, di comprenderlo. Di comprenderlo come evento della vita. Quando siamo dentro non abbiamo questa forza di comprensione. E qui, appunto, aistesis, prendiamola nella potenza della sua verità, cioè sensibilità. Perché poi l'estetica, usa, ha derive estetizzanti, cioè di fuga, non di visione, di decoro e non di potenza, di arredo e non di irruzione di senso. E questo accade in particolare con l'arte contemporanea, ma lo tra poco. Allora, dicevo, il bello come luce, per usare un'espressione di Heidegger nell'Origine dell'opera d'arte del 35, Schönheit, Schönheit vuol dire appunto luce. Ma non luce abbacinante che acceca, ma proprio quella che dice lui, la Richtung, quella dimensione di taglio, di luce che entra e fa apparire. La luce piena acceca, il sole non si può guardare. La luce si vede nel gioco delle ombre. Io ricordo da studente universitario, per un po' di biografia, l'estate c'era molto caldo. Nel collegio universitario, nella mia stanzetta di Molino, io abitavo vicino a Sant'Ambrogio. Allora alle 2 del pomeriggio, uno dei pochi luoghi freschi dove questi grossi muri facevano più fresco dell'aria condizionata, andavo, mi portavo il libro e studiavo in Sant'Ambrogio. Allora, 2 del pomeriggio, dalle vetrate di Sant'Ambrogio entravano fasci di luce che tagliavano la chiesa e geometricamente alcuni prendevano l'altare. Beh, io ho visto la discesa dello Spirito Santo. L'ho vista. Io l'ho vista. Vai alle 5 del pomeriggio e non c'è più. Un'altra cosa mi è capitata in Toscana, a Sant'Antimo. Arrivo nel pomeriggio, comincia il tramonto, anzi prima c'è la piena luce, poi comincia il tramonto. Ho visto spegnersi il sole nella parete dell'abside. Se non ci fosse stata quella parete, io non avrei visto mai lo spegnersi. Ecco, porto esempi per dire cosa vuol dire sensibile. Cosa vuol dire spazio? Potrei dire cosa vuol dire suono. Ma mi avvio alla conclusione dicendo che appunto l'arte fa vedere l'orrore, fa vedere anche il male, che fanno gli uomini, l'iniquità, la spada che uccide. L'arte non è etica perché insegna una morale, non è edificante, non dà precetti, ma fa vedere la distruttività del male, che non è solo. Allora, c'è un aneddoto di Adorno, dopo che ha fatto Guernica, un ufficiale tedesco entra nel suo studio, mi pare che sia di Minima Moralia, comunque di Adorno, entra nel suo studio e guarda questo quadro e rivolgendosi a Picasso gli dice: l'ha fatto lei? Picasso risponde: no,
avrei da dire ancora qualche cosa, ma mi riservo di discuterne alla fine. Quel verso di Rilke, l'arte che è il tremendo. Tanti anni fa io l'avevo citato nel mio libro sulla felicità, nel senso che il bello fa distanza, non nel senso dell'opera, ma si stacca lui, l'opera si stacca, perché il bello ti intimidisce, perché non ti senti all'altezza di quella forma, ti intimidisce o ti impaura. Anche una bellezza naturale, anche la bellezza di un corpo ti intimidisce, ti senti inadeguato a quel corpo. E questo lo fa l'arte. E quindi crea distanza. E la distanza è lo spazio del proprio perfezionamento. E da ultimo, solo un'indicazione. Anche Sanzini ha concluso. Non esiste solo la varietà del bello. Ma oggi noi siamo in una situazione in cui la differenza non è più bello-brutto, arte-bello. È la differenza arte-non-arte. Perché oggi la forma tende a diventare sempre di più gesto. E volendo essere espressione del tempo, nel gesto si nega l'eternità. Tutta l'arte contemporanea oggi è fatta sostanzialmente di installazioni. Questo è forma o è trovata? Come facciamo a distinguere tra l'invenzione e la trovata? La metto così. Il fatto stesso che questo ci mette in confusione apre una strada al bello, non posso. Cosa di cui abbiamo bisogno, anche quando le forme ci deludono, non le comprendiamo. E se questi gesti fossero rivelatori, in questa ambiguità c'è lo spazio dell'arte, sempre in agonia e sempre risorgente, e mi perdoni Hegel, ma è morto. Un ringraziamento anche al professor Natoli per il coinvolgimento che credo abbia suscitato.